Bianco. Immaginate di vedere solo bianco. Da centinaia di metri d'altezza, voi guardate in basso e vedete solo bianco. Ghiaccio. Una distesa immensa di ghiaccio, nient'altro. Vi avvicinate un po', sempre ghiaccio. Vi avvicinate ancora e vedete in mezzo al ghiaccio un piccolo puntino nero, ma non capite cosa sia. Vi avvicinate ancora un po' e sentite dei rumori sordi come fossero colpi di cannone, in realtà è legno che si spezza. Se vi avvicinate ancora e guardate bene, scoprite che quel piccolo puntino nero in realtà è una nave. Una nave in mezzo al ghiaccio, piegata su un lato. E stretta dal ghiaccio che la tiene tra i denti come fosse una belva, i denti bucati. Provano a smuovere quel budino, la definizione loro, nei diari l'hanno proprio definito così, quindi sono in questa massa acquatica che si trasforma prima in una cosa un po' collosa e poi si cristallizza in ghiaccio. E il pack è questo ghiaccio che va alla deriva nei lunghi mesi dell'inverno australe, ma quell'anno lì va alla deriva purtroppo anche durante l'estate. A un solo giorno di navigazione l'Endurance si blocca. È impossibile. Centinaia di migliaia di tonnellate di ghiaccio premono sulla nave. Quel ghiaccio è spinto da venti che soffiano a chilometri da lì. Come si fa? Tutto si muove. Si muove il vento, il ghiaccio, la nave, gli uomini, tutti gli uomini, tutti, tranne uno, a prua, che osserva gli altri in silenzio. Il suo nome è Sir Ernest Henry Shackleton. Shackleton non sceglie la leadership autorevole perché fa figo, la sceglie perché secondo lui nelle occasioni dure è l'unico meccanismo che consente di gestire le cose. Lui prova e cerca di dimostrare che l'autorità entra in crisi quando il gioco si fa duro, che non può essere quello il meccanismo che funziona, che non può essere semplicemente il comando e l'ubbidienza che riesce a rendere un gruppo flessibile. E da questo punto lui parte. Scott metteva l'impresa al primo posto, Shackleton metteva la vita dei suoi uomini al primo posto e questo in allora non era per niente scontato. Le persone erano poco più che carne da macello. Perdere una vita non era così importante, ma lo fa per filosofia? Lo fa perché era trendy? Si entra tra i ghiacci come quando si entra in una cattedrale, in silenzio. Si entra in silenzio perché non si trovano le parole, allora è meglio stare zitti. Di fianco a loro, enormi iceberg, alti più del doppio dell'albero centrale della nave, si tuffano nelle acque che riflettono il cielo blu cobalto. Balenottere azzurre lunghe 30 metri, orche, tirano fuori la testa dall'acqua in cerca di cibo. Poi sui ghiacci, foche mangiatrici di granchi, foche di Weddell, languidamente adagiate, ammirano la nave che passa. E quindi il prendersi cura sicuramente l'organizzazione, la strutturazione del tempo, e questo è molto psicologico. Shackleton aveva una paura fortissima. Quei mesi di buio e il non fare nulla, esattamente come un'azienda in crisi dove non sai cosa far fare alle persone, erano un viatico quasi sicuro verso angoscia, depressione. Lui non poteva permettersi questo, ha bisogno di ricreare un orizzonte di senso. La nave di sosta invernale vuol dire che noi facciamo delle cose. Ordlys, non uno dei suoi amici, un marinaio della spedizione, nei suoi diari scrive: c'erano dei giorni dove non riuscivamo a capire come avremmo potuto fare tutto quello che ci aveva dato da fare, ma io ero consapevole ed ero terrorizzato il giorno in cui avrei finito di fare tutto. Perché era evidente che quel modo di lavorare era un modo per rimanere nel gioco. Che sia vero, che sia finto, devi comunque crearti una strutturazione che ti permetta di lavorare. I marinai,
aiutano gli scienziati negli esperimenti. Gli scienziati aiutano i marinai nei lavori. Si festeggiano tutti i compleanni. Si pranza e si cena sempre alla stessa ora. Si impara a suonare il banjo. Ogni sabato sera c'è uno spettacolo teatrale. Si impara perfino a ballare. Chi non sa leggere impara a leggere là sotto, tutti insieme, in quello che loro hanno chiamato il Ritz, sotto. Ma la cosa interessante che Silvia dice è: attenzione, l'equipaggio era felice. Lo dice lei perché lo leggiamo nei diari. L'equipaggio era felice. Allora il dubbio è: o nella carne di pinguino c'è qualcosa di particolarmente eccitante che gli faceva davvero perdere un po' il senso della realtà, o c'era qualcosa che, oltre all'organizzazione, Shackleton era in grado di garantire. E adesso torna, perché chiedeva se le persone sapevano cantare e se sapevano suonare il banjo. E il Grand Hotel Ritz, che prima ci diceva Silvia, era stato creato, ma di nuovo non nel momento della crisi, prima.